serve scomodare nei miti e leggende per raccontare quella che potrebbe essere Scauri San Severo. Turno di playoff, quarto di finale di una stagione 2017-2018 che ha visto i Delfini qualificarsi all'ottavo posto e affrontare una delle migliori formazioni di questo campionato nazionale Serie B. Un San Severo che, quando ha incontrato Scauri, ha sempre scritto grandi pagine di storia per una società o per l'altra, e soprattutto grandi partite, grandi traguardi. San Severo ha costruito per vincere questa Serie B, l'ha fatto vincendo 26 partite, lasciandone solo 4 nel girone C. Uno Scauri costruito per sopravvivere, con tanti giovani, con tante scommesse, con tante speranze. Ha vinto solo 15 partite in questo campionato la squadra dei Delfini, qualificandosi per il rotto della cuffia ai playoff. Le immagini sono dell'esterna 2 di Telegolfo RTG, guidate da Tiziana Palombi, chi vi parla è Giuseppe Capuano. Gli sconvolti fanno già da eco a quello che sarà questa gara, ma dall'altra parte c'è anche una bella e guarnita tifoseria della Cestistica San Severo. Iniziamo a presentare quelli che sono i protagonisti sul campo. Prima di tutto i due arbitri, i signori Matteo Sironi e il signor Marco Marzulli, il primo di Sesto San Giovanni e il secondo di Pinasco, entrambi della provincia di Milano. Squadra in campo, l'Allianz San Severo con il numero 6 Bottioni, 7 Smorto, 8 Rezzano, 9 Babilozze, 11 Ventrone, 14 Di Donato, 16 Scarponi, 17 Ciribeni, 23 Iannelli, 29 Malagoli e 35 Coppola. Allenati dal signor Giorgio Salvemini, il suo vice è Panizza. Dall'altra parte il Basket Scauri col numero 0 Zolezzi, col 5 il capitano Dante Ricciotti, 6 Provenzani, 8 Serino, 9 Giammò, 13 Marzullo, 14 Manzo, 17 Varga, 23 Casoni, 35 Longobardi. In panca c'è coach Renato Sabatino, il suo vice è Vincenzo Pontecorvo. Questi sono gli uomini in campo, fatte le presentazioni, sicuramente ci sarà da spingere il cuore oltre l'ostacolo per i Delfini se non vogliono chiudere qui la propria stagione. Un risultato di 92-61 a San Severo nella prima giornata di domenica scorsa non lascia sicuramente ben presagire, ma ovviamente si va al meglio delle tre gare e Scauri vuole spingere a gara 3 questo San Severo. Bisognerà adesso capire quali saranno le capacità di una e dell'altra. San Severo già pronto a scendere sul parquet. Scauri con il quintetto: Ricciotti, Serino, Giammò, Longobardi e Marzullo. Per la formazione giallo-nera 17 Ciribeni, 8 Rezzano, 16 Scarponi, 6 Bottioni e 14 Di Donato. Tutto pronto per palla 2, sta per iniziare Scauri San Severo, gara 2. Tutto pronto per la palla 2 da Di Donato e Longobardi. Viene lanciato il pallone e Scauri ha il primo possesso, Ricciotti. Larga per Marzullo, Giammò prova a nascondere il pallone, arriva a supporto Longobardi. Uno Scauri che sicuramente non deve partire come in gara 1, succube di un 10-0 e a marcatura solamente dopo 7 minuti dalla prima palla 2. C'è questo errore di Giammò, favorisce Di Donato, può ripartire la squadra con il numero 6 Bottioni. Va Bottioni, il tiro da parte di Rezzano dall'esterno, il rimbalzo favorisce ancora San Severo. Un altro tiro che questa volta porta a marcare due punti, primi due punti per gli ospiti, e riparte Ricciotti, 2-0, tiro da 3, quindi 3 punti in questo caso. Giammò per Marzullo, Longobardi la gira per Ricciotti, prova a nascondere il pallone di playmaker contro Bottioni, il suo gancio va a canestro, 2-3. Scauri ha tolto subito la polvere dalla retina. Bottioni già dall'altra parte, una buona inerzia, si ferma al cosparto Longobardi, arriva il rimorchio, il compagno Di Donato, pallone girato, serie di errori però per San Severo. Allora riparte Scauri, Ciotti prova ad attaccare la difesa, Giammò si prende il tiro, solo ferro per lui,
purtroppo leggero in questo tiro Giammò. Parte subito dall'altra parte Scarponi, il tiro, ferro, e questa volta si prende l'imbalzo Giammò. Può viaggiare allora Capitan Ricciotti, unico in campo in quella famosa finale di Coppa Italia di Serie C, vinta da Scauri contro un grandissimo Sansevero nel 2015. Ricciotti fece un'altra gara maschia, gara che poi fu vinta con un canestro di Simone Bagnoli, vera e autentica conferma o firma su quella gara. Tanto Sedero di Scauri, Marzullo si riprende il pallone, Longobardi trova il varco, appoggia, segna il sorpasso Scauri con Longobardi, l'ex Firenze mette dentro 2 punti, 4-3. Fa viaggiare il pallone Ciribeni, Scarponi nasconde la sfera, non ci arriva per un attimo Longobardi, bravo Rezzano, il tiro, ferro, poi Marzullo anticipato, forse si addormenta su questo pallone, poi sparata fuori la sfera, rimessa che sarà per Scauri, è una bolgia il Pallaporrelli, ed è una bolgia già dai primi minuti, figuriamoci se sarà una gara attesa e vincente. Ricciotti, parte lui con calma, allarga, dai, vai per Longobardi, proprio sotto gli occhi di coach Sabatino. Giammò al cospetto di Scarponi preferisce mettersi un barco. Giammò in mezzo a 3 uomini, subito chiuso, si perde il pallone, commette piede, fallo per lui. È una difesa compatta quella della squadra ospite, spesso volentieri pronta a mettere i 3 uomini in prima marcatura. In questo caso si è compattata, ha formato un muro davanti a Giammò che nulla ha potuto. Rezzano l'allarga fuori, il tiro, solo ferro per Di Donato, poi palla fuori, ultimo tocco bianco, quindi pallone che sarà da giocare per l'Allianz Sansevero. La rimessa da parte di Smorto, il pallone battuto. Allora che torna, anzi scusa, non è Smorto ma Bottioni, tanto il pallone è rubato da Longobardi, può ripartire Ricciotti, dai vai sull'asse, si ferma Longobardi, addirittura il tiro, ferro, non c'è fallo, però sotto Serino ha vinto un ottimo rimbalzo, prova a girarsi, tutto è chiuso, si gira bene, l'arbitro blocca tutto perché ha visto il fallo di Donato. 6-46, 4-3 il punteggio. Prima dell'inizio della gara è stato bello vedere il coach Salvemini del Sansevero andare sotto la curva degli sconvolti, applaudirli, salutarli come se fossero vecchi amici, anche perché chi mastica basket è amico, ovviamente finché non si alza la palla a 2 e finché la campana non suona l'ultimo secondo della gara, poi dopodiché si torna amici, si torna a parlare di quello che è l'amore della palla spicchi. Già dall'altra parte il Sansevero, buona la giocata, non butta via il pallone, Bottioni, 6-21, va Bottioni, il tiro, ferro, a rimbalzo però più lesto di tutti di Donato, si prende un buon rimbalzo, non si prende punti però, Giammò, tutto chiuso, riparte lui, va a cercare Ricciotti, 6-06, Ricciotti non mette velocità in questa azione, Marzullo, prova lui allora a mettere pepe all'azione, si ferma, un tiro forzato in questo caso, non trova neanche la spondina, si parte con calma, la squadra in maglia nera compatta, Rezzano, Scarponi, ora Scarponi va al tiro, questa volta trova punti che firmano il sorpasso, Ricciotti a cercare le up, sotto per Sedino, la calcio c'è, il canestro pure. Passi in avanti Scauri, 6-5, Scarponi, anzi Bottioni, tentativo di penetrazione Ciribeni, giro palla, ancora Bottioni, si prende un libero in movimento per lui, 2 punti, contro sorpasso, Ricciotti, quando è andata via la prima metà del primo quarto, sfrutta un buon blocco, appoggia fuori Serino, cerca la tripla, nulla a fare, può ripartire
gialloneri in velocità con Bottioni, scarico in mezzo di Donato, poi Ciribelli penetra e tira tutto solo, sbaglia clamorosamente, ma non si era alzata su di lui la marcatura di Scauri. Riparte Diciotti, con calma va a postarsi al centro Serino. Diciotti per Longobardi, Giammò, un po' di straordinario su questo pallone. Giammò avanti per Longobardi, Demesk prova a ritagliarsi spazio, il tiro nulla da fare. Parte ancora una volta Ciribelli, eterno motorino, Rezzani non rischia il fallo, Diciotti fa bene perché Rezzani sale su e insacca. Già dall'altra parte Longobardi, tripla! E rimette le cose in pari, 9-9. Allora dall'altra parte già per Bottioni. Nasconde la sfera Ciribelli, Giammò quasi ubriacato dal blocco di Rezzani. C'è il fallo di Longobardi ai danni di Ciribelli. Applaude lì dalla panca Babilozze, lui che questo palazzetto lo ha conosciuto con la maglia del Salerno. Tanto pallone sotto di Donato, schiaccia dentro. È uno scambio un po' svogliato nelle marcature. Giammò, passaggio per Diciotti, sicuramente la coperta è corta, qualche cosa devi pure remeritare se vuoi stare testa a testa con questo Sansevero al momento. Longobardi finta, saluta, se ne va, prova la penetrazione, se il fallo, l'arbitro blocca tutto, ha visto azione fallosa da parte di Bottioni, aveva salutato l'avversario Andrea Longobardi di gran classe. Poi Bottioni in seconda battuta pronto a chiudere ogni varco. 9-11, arriva il cambio, dentro Smorto, fuori proprio Bottioni, quota due falli per lui. Dovrà giocare la Marzullo, pallone Pezzerino, il dai e vai proprio per il playmaker. Passaggio per Giammò, cerca un'altra tripla Giammò, non trova il canestro, nulla da fare. Smorto, passaggio per Rezzano, cerca lui il tiro da lunga distanza. Giammò, il rimbalzo è suo, può tranquillamente gestirsi la palla con Diciotti. Serino, Giammò, Marzullo penetra, non tassa Rezzano, si perde poi il pallone Marzullo. Lancio a cercare Smorto, poi ancora un giro palla di Donato, forse passi in questo caso, non visti, il tiro è prede di Diciotti. Già dall'altra parte Scauri, Longobardi, ora un'ottima finta, il gancio è dentro il pallone, 11 pari, squadre attaccate, non si fugge, 2:30 da giocare. Smorto, passaggio in avanti per il tiro di prima intenzione che non porta punti, no, da parte di Scarponi, ottimo rimbalzo ancora di Scauri con Diciotti. Diciotti chiama i suoi a piazzarsi, Marzullo il tiro, arriva la tripla e arriva subito la chiamata di time out. 14 Scauri, 11 Sansevero. La tripla di Marzullo, che sembrava non aver preso la via del palazzetto questa sera, all'improvviso si è svegliato, ha tirato fuori una magia da quel cilindro che durante la stagione tante volte l'ha premiato, ma tante volte lo ha mandato in bianco. Guardate le due panche, adesso Tiziana Palombi si sofferma sulla panca scaurese. 2:05 da giocare in questo secondo, in questo primo periodo. Ovviamente la guerra è anche sugli spalti per farsi sentire, per farsi ascoltare, per mandare avanti i propri cori tra le due tifoserie, ma ovviamente stiamo parlando di playoff, stiamo parlando di una cosa che coinvolge tutta Italia. I playoff sono una cosa a livello nazionale.
D'altro bisogna segnalare che nel girone dello Scauri sono retrocesse Cagliari e Patti. Oltre ovviamente a Isernia. Riparte il gioco. Pallone per San Severo, ma la squadra pugliese. Lorenzani prova a girarsi, riesce a insaccare. 14-13, Ricciotti. Va Ricciotti per Longobardi, Giammo tutto sul perimetro. Si muove Scauri quasi a voler far muovere anche la difesa. Ricciotti approfitta di una scivolata al tiro da sotto, però sale rimbalzo smorto. Secondo gli è il pallone numero 7. La guardia per Rezzano. Allora punta da solo, si perde il pallone, ma trova il fallo da parte di Marzullo. Tanto ha problemi Rezzano lì sul fondo del campo, danno due dribbe smorto, forse un colpo a capo per il centro della squadra ospite. Questo errore della lunetta intanto da parte di smorto. Va il numero 7, secondo tiro però lo insacca, pallone è già partito. Ricciotti si fa sentire, Sabatino vuole il movimento dei suoi. Marzullo sotto c'è Longobardi, finisce a giocare per Ricciotti contro se smorto, bisogna pensare di tirare. Ricciotti è tutto chiuso, allora lascia per Giammo, si prende il palo di Giammo, deve tirare, va il tiro da disperazione. Ferro, rimbalzo di Serino, prende un ottimo pallone fuori per Marzullo, sceglie la mattarella, prova poi nell'allungo sotto ancora per Serino, azione macchinata, ma l'arbitro blocca tutto, ha visto passi di Serino. Porta le sue proteste Serino all'arbitro, ma quest'ultimo è inamovibile, il pallone è già partito però. 14-14, prova a togliere il pari e ci riesce con questo ottimo pareggio, con questo ottimo palleggio. Dentro Ciribeni, mette dentro due punti a 37 secondi da giocare. Escauri dalla possibilità del fallo più canestro, si è trovata invece a subire due punti. Da un'ipotetica giocata di più 3 si è ritrovata una giocata di meno 2. Time out chiamato a un'azione poco più dal suono della sirena. Si torna in campo, anche la panchina scavolese non è convinta di quel passi segnalato a Serino. Palla al lato, pallone che ricomincia a viaggiare con Ricciotti. Va Ricciotti per Giammò, allarga per Longobardi. Longobardi la sua penetrazione in solitaria, prova a saltare ma nulla da fare. Palla fuori, rimessa che sarà per Scauri sotto il canestro di San Severo. Si scalda Provenzani. Ricciotti per Serino, ancora Serino, Rezzani lo tiene lì, Rezzano il duello tra i due, scappa via Serino, riesce a tirare ma nulla da fare per lui. Allora già dall'altra parte Ciribeni che può allungare il gap, si ferma invece smorto, vuole ragionare, palla, assist per Ricciotti, saluta due avversari, va al tiro Ricciotti ma non riesce a metterla dentro. 14-16 per gli ospiti, chiude in avanti il primo quarto la squadra ospite. Secondo periodo che ci apprestiamo a vivere, la sfera sarà per San Severo per via del possesso invertito.
Ciribelli, Smorto, Rezzani col numero 16, c'è Scarponi e poi Di Donato, 18 Giammò, Longobardi, Serino e Marzullo per Scauri. Pallone che parte in questo momento, Smorto, passaggi davanti del Cipeni, colui che ha messo in avanti Sansevero nell'ultimo minuto del primo quarto. Marzullo, Rezzani si fa largo di corpo, giro palla che porta al tiro da tre che pulisce Scauri. ...14-19... Giammò, passaggio per Ricciotti, voleva forse un fallo da sotto Serino, va Ricciotti ancora, tutto chiuso, passa per Serino, poi mette fallo il pivot di Scauri. Fallo proprio di Serino. Che può comunque avvantaggiarsi allora da questa situazione, benché stesse puntando verso il canestro. Lo è battuto Marzullo, nulla a fare per lui. Non entra la sfera, pronto Provenzani, arriverà il cambio, over Marzullo, va al tiro Sansevero, sfera fuori. 9-0-2, fuori Marzullo, dentro Provenzani, è entrato anche il numero 29, va Malagoli, è uscito Di Donato. Ciotti si prende il pallone, passaggio per Provenzani, ci lo palla ancora una volta che torna da Provenzani, Longobardi si gira e tira, bello questo pallone, non c'è nessuno rimbalzo. Dall'altra parte Ciribeni, si perde la sfera, torna di nuovo in possesso, bisogna dirlo che comunque i giocatori del Sansevero sono sveglissimi, pronti a tornare su qualsiasi pallone. Provenzani ruba un'ottima sfera, Ricciotti appoggia per lui, stoppone da parte di Smorto, era stata bella la proiezione offensiva tra Ricciotti e Provenzani, Smorto è salito in cielo, ha stoppato questo pallone, poi arriva la correzione volante di Malagoli. Ricciotti, 14-21, primo gap convincente per Sansevero, più 7. Giammò, Scauri è fermo dal primo quarto, non segna da almeno due minuti. Giammò cerca la tripla da casa, dentro. 17-21. Smorto, passaggio a cercare Ciribeni, uno dei più in palla di questo Sansevero questa sera. Va Ciribeni, lo prende in consegna Serino, passaggio per Malagoli, giro palla qui. Non riesce a tenere il pallone Smorto, sfera fuori, proprio lì nella zona panca del Sansevero. Provenzani la gioca per Ricciotti, va il capitano, profondità per Giammò, sotto a cercare Serino, si prende il varco, non entra il pallone, ancora Serino, lotta lì sotto, trova il fallo da parte del numero 16, Scarponi. Primo fallo per Scarponi. E praticamente Serino resta solo lì davanti a tirare questi due liberi. Torna ora Ricciotti in zona. Primo tiro per Serino che si insacca. Seconda possibilità. Secondo pallone che entra. Spera che riparte, hanno fatto bene le compagne a lasciarlo soli. Smorto per Ciribeni, arriva Malagoli, Ciribeni va da solo, fugge via, lo stoppone con Gobardi, Malagoli bloccato, ma c'è fallo di Giammò su Malagoli, simula una botta sulla mano Malagoli,
Si alza la paletta numero 2 per Joshua Jomo. Maragoli, primo tiro. Si prende il 22esimo punto. Vediamo se riesce a fare anche il 23. Nulla a fare, Ferro si riparte. Serino che lascia a Giammo, a Ricciotti il possesso palla. Serino lunghissimo il suo tiro, nulla a fare, Ferro riparte la squadra in maglia nera. Rezzani, l'appoggio per Smorto, il dai e vai, ancora il duello con Serino. Rezzani prova a girarsi in mezzo a due, pallone consegnato a Coccio Salvemini, nulla da fare. È un po' il secondo errore di passaggio della squadra ospite. Tanto Giammo mette dentro il 22 pari. Provenzani prova a rubare palla, nulla da fare per lui, commette fallo. Dentro 6, fuori 7, dentro Bocchioni, fuori Smorto per Coccio Salvemini, il pallone già ripartito. Ciribeni alla presa con Provenzani, va al cospetto di Serino, prova a girarsi, l'arbitro blocca tutto, passi per lui. Nulla da fare per Ciribeni. Un po' come il fallo precedente di Serino. Longobardi, la tripla! Dentro! Non ci ha pensato due volte, ha visto campo libero, tutto solo. Non si fa questo. E allora Longobardi non ci ha pensato su due volte. E adesso si conquista un altro bellissimo rimbalzo. Va Longobardi, perde per un attimo il pallone, lo consegna a Ricciotti, deve organizzarsi con lo scauri, ancora Longobardi, indiavolato, subisce fallo. Fallo più canestro o solo fallo? Credo sia solo fallo. Solo fallo. Va fuori Ciribeni, va dentro Babilozze. Secondo fallo per Ciribeni. Capitano, non era al tiro Longobardi, quindi non avrai due tiri liberi. 5-50, Ricciotti, Giammo, altro fallo da parte del numero 6 Bocchioni, che è già il suo secondo fallo, quindi arriva anche in questo caso un altro cambio. Terzo fallo per Bocchioni, va fuori il numero 16 Scarponi, torna dentro Smorto. Intanto piccolo siparietto tra Sabatino e il direttore di gara. Pallone per Ricciotti, taglia il campo verso Serino, la penetrazione di Serino, si ferma, subisce fallo. Piovono falli adesso per San Severo. Due liberi, dovrebbe essere per Maragoli il primo fallo. Serino, pallone dentro. 26 Scauri, 22 San Severo, a 5.38 dallo stacco lungo del riposo. Fa 2 su 2 Serino, 27-22. Parte la squadra con Bocchioni. Va Bocchioni per Babilozze, Rezzani per Babilozze, prova l'accelerazione, va a saltare, non trova la retina Serino. Questa buona idea di Babilozzi, le è mancato forse un po' di benzina alla fine. Dai, vai per Ricciotti. Provenzani, l'ex stella al tiro, Ferro. Pallone comodo per Smorto, poi Bottoni. Bottoni va a puntare Smorto, dai, vai, la prendi tu alla fine. Nessuno la mette dentro in avanti per la squadra ospite. Serino! Che ha fatto là davanti Serino? Eterno giovane Serino,
altra stagione sugli scudi, lo davano quasi per finito, ma ha messo giù una grandissima stagione in questo Scauri e si fanno vedere, si fanno sentire gli sconvolti, perché Scauri sta giocando da Scauri, sta giocando come quella squadra che nessuno riesce a capire come mai è arrivata ai playoff, ma che alla fine ci è arrivata. Dicevo, una stagione da incorniciare per Davide Serino, è voluto tornare a Scauri, è voluto tornare dove si era trovato bene, ha voluto tornare in un posto dove il ricordo di Simone Bagnoli, perché fosse andato via da due stagioni, era ancora bello, lucido e vivo. Dimostrare ancora una volta di essere un signor pivot in questo campionato. E comunque vada, ha messo giù un'altra grande stagione, classe 81. Malagoli in battuta. Via il pallone per Bottioni, morto Rezzani, ora smorto, tutto fermo, arriva il blocco di Malagoli, libero per lui il movimento, sono due punti incassati, 29-24, Ricciotti, passaggio a cercare Longobardi, ha avuto anche un po' di sinnescare, l'inerzia di Scauri, Salvemini, che era partito bene, stava venendo giù come una frana, cominciamo a travolgere tutto e tutti. Intanto c'è il fallo di Serino. Allora la coach navigato, Salvemini ha chiamato il time out per bloccare un po' l'inerzia. Intanto al bonus San Severo, 4:26 da giocare, smorto, pallone dai e vai, passaggio per Babilozze. Babilozze cerca il varco, l'appoggia con Bottioni, poi Rezzani arriva al tiro da tre, poi Malagoli si prende un ottimo rimbalzo che premia ancora una volta San Severo, 29-26, lo Scauri che paga in difesa, Provenzani, Longobardi, Ciammò, va Ciammò, il passaggio per Ricciotti, macchinoso in questo frangente lo Scauri, si gira bene Serino, una volta scappa via Malagoli, saluta e mette dentro, due punti ancora, 31-26, smorto, passaggio per Babilozze, poi per Rezzani, giro palla veramente che lascia mutoliti quelli del San Severo, i giocatori sanno sempre cosa fare con il pallone, Provenzani per Giammò, ancora Provenzani, l'ex Stellino, Ferro vanifica questa azione comunque ben costruita per Scauri, riparte Bottioni, ci saranno due cambi per la squadra ospite, smorto per Malagoli, Babilozze, arriva Rezzani a prendersi il pallone, sotto per Malagoli che può tranquillamente appoggiare altri due punti, ma bravo Rezzano che gli ha liberato spazio lì sotto. Ciotti per Provenzani, Giammò prova ad ubriacare Rezzano, passaggio sotto per Serino, taglia bene, poi deve tornare indietro e qui perde l'attimo giusto per il tiro, già dall'altra parte a partire San Severo, Bottioni per smorto, Rezzano sotto per Bottioni, scappa via, c'è il fallo di Joshua Giammò. Joshua Giammò, terzo fallo messo sul groppone, palla sotto da giocare, pronto Casoni ad entrare però per Scauri, si concretizza il cambio, fuori Giammò perché già a tre falli non può rischiare Sabatino di perderlo molto in anticipo. Casoni, ex Vissanova, prodotto giovanile laziale, potremmo dire così, ultima stagione da under per lui, è arrivato in cerca di conferme
chissà se le ha trovate. Tanto qui c'è il fallo di Serino, che si arrabbia ma preferisce stare zitto per evitare punizioni più severe. Intanto Salvemini sta cambiando qualcosa con i suoi. Di Donato sacca il primo tiro, 31-29, pronti a impattare. Dentro il pallone, 21-30, già ripartito Diciotti. Va il capitano, tutte e due le squadre al bonus. Diciamo Casoni era arrivato a Scavoli in cerca di conferme. Stagione chiaroscura per lui, ma comunque ha dato il suo apporto a questa formazione. Tanto arrivano i due punti da Scavoli. Non si sa se resterà a Scavoli o tornerà a Roma, ma sicuramente tornerà un ragazzo molto più cresciuto in casa di Stonova. Stonova che si sta giocando i playoff nel campionato di Serie C laziale. Tanto c'è questo tiro dalla distanza di Ciribeni che ammutolisce Scauri, riporta le cose in pari. Riparte Provenzani, altro giocatore non venuto a cercare certezze, ma perché sia giovanissimo era già una certezza. Tanto l'arbitro trova qui in fallo Bottioni, quarto fallo personale, terzo. C'era stata una segnalazione sbagliata allora per noi. Diciamo Provenzani era arrivato a portare certezze, lui nazionale italiano 3 contro 3, proveniente da un vivaio glorioso come quello della Stella Azzurra. Vivaio che nelle ultime giornate ha portato addirittura un quindicenne spagnolo che è venuto anche qui a Scauri, ma è stato in panca a trasferirsi al Real Madrid. Queste sono le pagine che vorremmo vedere sempre scritte. Orgoglio stellino, che ci hanno creduto, che ci provano ogni anno, prendono giocatori che potrebbero servire alla prima squadra, li danno ad altre squadre per far crescere i propri giocatori interni, per farli crescere anche sotto età. Tanto qui Babilozze sale in cielo, mette di nuovo il pari, 35 pari a meno di un minuto. Comunque la Stella Azzurra che è andata ai playoff è proprio in questo girone, non ha giocato la prima gara, ma sicuramente recupereranno nei prossimi giorni. Vado a vederci di bene. Smorto, era fuori Babilozze, di Donato, ancora giro palla Ciribeni, Babilozze va ancora attivo, trova ancora due punti. Bloccato tutto per un time out a 23 secondi da riposo lungo. Babilozze, seconda volta che si incunea bene di là, entra e mette dentro. Primo quarto che si era chiuso su 14-16, adesso siamo su un parziale di 37-37. In questo caso ne avrebbe messi dentro 23 Scauri, mentre 21 per la squadra ospite. Ovviamente il quarto ancora non è finito. Tutti in campo, ci sono 23 secondi da finire. Per Diciotti, ma Diciotti vuole scaricare il cronometro, attende l'accelerazione, arriva Casoni a portare il blocco,
Baliciotti in mezzo a due uomini, riesce a circunnavigare, porta a passeggio la sfera, va al tiro, troppo forzato, nulla da fare per lui. Finisce qui questo quarto, 37 pari, l'aveva pure messo dentro smorto, ma Siena ferma. 37 pari, complimenti a queste due squadre perché stanno mettendo giù una bellissima partita e sicuramente sarà ancora lunga da qui al finire. È già pronto lo scout sul parquet, Casoni, Manzo, Provenzani, Serino e Longobardi, questi giocatori scelti da Sabatino. Dall'altra parte Ciribeni, Babilozze, Rezzano, Di Donato e il numero 6 Bottioni. Spolvera Manzo, allora Sabatino concede riposo a Ricciotti. Manzo proveniente dall'Alfa Omega, altra ottima risposta di questa stagione scaurese. Proprio lui a prendere il pallone, Casoni, Longobardi, cerca un barco, ancora Longobardi, Manzo, arriva Provenzani in rimorchio, si prende il pallone su Babilozze, Manzo cerca la finta, poi il tiro, pallone che non entra, può ripartire Bottioni, dall'altra parte Bottioni scarica per Di Donato, deve mettere 2, buona giocata della classe 92, Babilozze, Rezzano, pallavolistico. Ora Bottioni va a tirare ferro, si trova il pallone tra le braccia a Casoni. Già dall'altra parte per Manzo, Provenzani. Va Provenzani, trova avanti, allora ritorna da Casoni, pallone riconsegnato, Manzo. Scauri che vuole metterla sulla verve giovanile, vuole metterlo sulla velocità. Casoni, arriva il tiro ma era già scaduto il tempo. Non è che potrà essere giocato dalla squadra ospite. Porta Bottioni a passeggiare la sfera su Manzo. Va il numero 6. Babilozze. Dove Bottioni? Di Donato penetra, scarica per Bottioni, il tiro, soltanto sono due punti che interrompono la situazione di parità. Già ripartito il pallone per Provenzani, Manzo per Casoni, Longobardi, Serino ha il problema di girarsi, va sotto Serino, appoggia dentro, ottima la sua giocata, esiste nel 39 pari. Bottioni per Di Donato, giro palla che riporta Bottioni a penetrare, si ferma il passaggio fuori, Rezzani, forse passi, il tiro vale 3 punti di Rezzano, 42 a 39 per la squadra del San Severo. Carico per Longobardi, Casoni, Serino finta. Poi Provenzani cerca la tripla, dentro anche per lui. Si risponde veramente a canestro, come chi segna, chi raggiunge. Bottioni per Ciribeni, sviluppa con un attimo il pallone Provenzani e poi entra falloso ai danni di Rezzano. Qui Rezzano, qualche problema con Serino, due si incontrano a muso duro, si era vista già una giocata strana da parte di Serino proprio su Rezzano, due giocatori da ruolo importante, due pivot. Non si è risolto il problema perché ci sia stato il richiamo dell'arbitro. Forse c'era stato un colpo al volto per Rezzano, richiamati anche due coach adesso.
sembra tutto ok. Vedete che ricominciando a giocare Pezzano. Non è sotto, buono per Ciribelli, si gira, mette dentro. Per ripartire la sfera Serino. Manzo per lo stesso Serino. Passaggio per Provenzani, Manzo, finta, rientra, allarga per Longobardi, tiro di Longobardi, ferro anticipato da Babilozze, proprio Manzo che era andato pronto al recupero del rimbalzo. Babilozze, Rezzano, trovata per Ciribeni, prova a seminare Provenzani, Ciribeni, Longobardi, alza un buon campanile, poi c'è fallo, Ciribeni tampona Serino. E recuperare un ottimo pallone Longobardi, primo fallo di Ciribeni. Pallone per Manzo, playmaker, chiama il movimento Provenzani, Giammò, prova per l'azione Giammò, dai vai proprio per Serino, il tiro dentro, 3 punti per Scauri, che sconvolge un po' le carte in tavola adesso, obbliga il cambio, coach ospite Salvemi manda in campo Scarponi, mentre arriva il tiro da 3 di Donato, che riporta in tranquillità San Severo. 5-58, Provenzani, diciamo ancora Serino. Manzo si perde un pallone sanguinoso perché Ciribeni già dall'altra parte, va Rezzano, il tiro sotto di Donato, si prende il pallone, forse poteva buttare anche al canestro, non c'era una marcatura così asfissiante. Rezzano si gira bene, di Donato finisce il fallo da parte di Giammò, uscirà Babilozze, entrerà Scarponi. 4° fallo per Joshua Giammò, che è l'unico in zona pericolo, potremmo dire così. Primo tiro che si insacca. Sale sul più 3 adesso la squadra ospite. Donato concretizza il più 4, 45-49. Riparte Manzo. Passaggio per Giammò. Provenzani, Longobardi prova a nascondere il pallone a Bocchioni, Longobardi gancione a cercare Manzo, taglio di campo, Giammò evita il pallone dall'altra parte, bisogna tirare, ci riesce Giammò, solo ferro, poi Serino in qualche modo aveva brancato il pallone ma non doveva fare, già ripartita la squadra con Bocchioni, Scarponi, finta di tiro, taglia fuori Giammò, Bocchioni, Ciribelli si apposta, tira, ferro solo, parte Manzo e qui Ciribelli abbatte Manzo. Entrerà smorto, secondo fallo per Ciribelli, chiamato il time out. A giocare in questo terzo periodo che non ci ha fatto vivere chissà che sussulti, non neanche chissà quanti punti, perché 37 pari praticamente, ne ha messi dentro 8 Scauri, ne ha messi dentro 12 la squadra ospite, siamo su 45-39. Si fa sentire coach Sabatino dai suoi lì in panca. Sabatino che è stato un po' beccato, potremmo dire così, dalla tifoseria scaurese in settimana, neanche in settimana, all'indomani della gara contro il San Severo. Una domanda Sabatino aveva risposto, beh, mercoledì facciamo 2-0 e tutti a casa. Il pubblico ha un po' tacciato il coach di crederci poco, di non crederci proprio. Non me ne vogliono i tifosi, ma Sabatino è un grande uomo di sport, non ama creare illusioni, non ama neanche farsene,
è uno di quei personaggi che sa i valori del basket, sa che puoi anche cercare l'impresa, puoi anche avvicinarti al sole, il difficile è rimanerci. Sicuramente era una battuta la sua, lo sta dimostrando la sua squadra stasera, che la fase non è per nulla chiusa, anzi Scaudi ci tiene a portare la gara 3. Ma è uno di quei coach che ha tirato fuori oro quest'anno Scaudi, forse oro proprio dalle pietre, potremmo definirla così, per Sabatino. 4:22 dice il cronometro del Pala Borrelli. Ancora un pallone giocato dalla squadra ospite, smorto Fiori. Pallone smorto, Ferro riparte Giammò, passaggio verso Serino, Manzo si gira bene, saluta l'avversario, poi ancora Serino, Giammò il blocco, altro tiro da casa, Ferro, Manzo si prende rimbalzo. Ora Giammò, vinta di tiro, ci stava pensando probabilmente, il tiro a cercare Serino, poi bravissimo Manzo, si prende il pallone, il tiro dentro! Queste sono le azioni che ci vogliono crederci fino alla fine, lo ha dimostrato Manzo. Smorto, dall'altra parte di Donato, Bottioli, al tiro Ferro Longobardi, si prende il pallone, può ripartire, non c'è fallo, Manzo, va Manzo, c'è l'azione dentro, riporta in pari le cose, 49-49. Pallone da giocare, Manzo ancora sugli scudi, va a volare dentro, 3-3, e subito Salvemini blocca l'inerzia, Scauri è andato avanti, 51-49, 51-49, avanti la squadra dei Delfini, solo così Scauri può costruire un'ipotetica gara 3, solo così può inventarsi gara 3, potremmo dire così. Ovviamente stasera brutti il cuore al tuo ostacolo, poi domenica sei chiamato a fare un nuovo miracolo, a fare un nuovo evento, una nuova meraviglia. Tutti di nuovo in campo. Con Manzo, Provenzani, Serino, Longobardi e Giammò. Scarponi, Rezzano, Smorto e Bottioni. Ora giocare per Smorto. In avanti con Bottioni, Rezzano. Poggia dentro con tanta esperienza, rimette in pari le cose, Rezzano. Lui e Serino non si sono più incontrati da quel battibecco, da quella discussione. Giammò prova la penetrazione, si guadagna il tiro, un po' di imprecisione in questo caso, palla fuori, Scarponi, Bottioni. Larga per Di Donato, il tiro di Donato, Ferro, Manzo, può prendersi l'imbalzo, già dall'altra parte Simone Manzo, piccolo trotto, poi appoggia su Giammò, Provenzani a cercare Serino, si gira, va al tiro Serino, Ferro, c'è nessuno pronto là sotto a prendersi l'imbalzo, pronto ad entrare anche Ricciotti, qui probabilmente gli farà spazio Provenzani a questo punto, o Giammò. Tanto Smorto, buona la sua possibilità, Bottioni va in penetrazione, metti dentro. Bisogna asciugare perché arriveranno i cambi. Fuori Provenzani, dentro Ricciotti. Mentre avanti la squadra ospite, 51-53.
minuto e 39 da giocare. C'è il partito di Ciotti. Manzo. Sotto Pezzerino, aggancia bene, subisce fallo. D'Arezzano. Pezzerino era al tiro, quindi due liberi per lui. Altri due cambi, dentro Marzullo, fuori poi Bottioni, dentro Ciripeni per la squadra ospite. Ciripeni, da bravo capitano, va a dare il 5 al compagno che è uscito non convintissimo, va fuori Giammò per il Scauri. Due su due intanto, uno su due intanto per Serino, smorto, oggi se ci ripeni, ancora smorto, passaggio dai vai, ancora smorto, cercare ci ripeni, praticamente la giocano solo loro due in questa azione, palla sotto Venezzano, si libera bene, bello il pallone conquistato, 55 per gli ospiti, 52 per i locali. Manzo, arriva Marzullo a rimorchio, riesce ad andare in solitaria sotto a cercare Serino. Rezzano mette fuori con il piede, palla fuori, rimessa che sarà per Scauri. Ciotti per Manzo, poggia su Serino, va al tiro Serino, il ferro, poi Scarponi più alto di tutti, si vende il rimbalzo, riparte in velocità la squadra ospite. Scarponi, Pezzano, dai bene con Ciripeni, si accentra, smorto, va al tiro, bomba sul ferro, poi Manzo, si vende il pallone, può venire a quest'altra parte, tutto solo, ingabbiato in mezzo a quattro, il passaggio per i Ciotti, arriva Serino a rimorchio, si perde il pallone. Non c'è fallo sul diritto di gara, allora dall'altra parte già Ciripeni salta e appoggia dentro. Ultimi 7 secondi. Manzo va al tiro, Manzo, ferro e poi si ferma qui il tempo. 52-57. Terzo periodo che va all'appannaggio della squadra ospite, adesso andiamo a vivere l'ultimo quarto. Stanno per iniziare ipoteticamente gli ultimi 10 minuti di questa stagione per lo Scauri, visto il trend del punteggio. Ovviamente se e ma lo sapremo solo fra 10 minuti, anche perché il gap non è così devastante, 52-57. Scauri paga un terzo periodo dove ha concesso 5 punti di vantaggio agli ospiti, passati di 15-20, parte ora la sfera con Smorto, la gestisce Smorto, Ciripeni, Rezzano, Di Donato e Scarponi. Ciripeni, va Rezzano, cerca la tripla, dentro. 62-60-52. Mette un gap di 8 punti per iniziare il periodo. San Severo, passaggio a Serino, al numero 8 si gira bene, saluta l'avversario, mette dentro, piccolo trotto a recuperare, questo deve fare lo Scauri adesso, 54-60, passaggio per Ciripeni, uno dei migliori dei suoi, un altro è il capitano. Giro palla per Rezzano, il tiro, ferro sputato fuori, con ripartire Ciotti, si allargano Manzo e Marzullo. Ciotti si ferma, preferisce giocarla a denti stretti sul Serino. Quello di Ciotti, tutto chiuso, ruba il pallone fallosamente Ciripeni, che non è d'accordo ovviamente. Sarà da giocare per i Ciotti. Serino dai e vai tra i due, va Ciotti al tiro diretto, dentro due punti.
e c'è l'altra parte smorto. Passaggio che non arriva per il tiro. Giro palla praticamente di Renato, va a saltare, mette dentro. Hanno toccato tutti, palla per il San Severo. Ciotti, lungo Bardi, forse fallo, nulla a segnalare. Passaggio per Ciotti, manda a far fare l'avversario, sotto per il tiro non calibrato bene da Serino, nulla da fare per lui. Già da parte Rezzano, va a camminare con il pallone a Scarponi. Rezzano smorto, possibilità per il tiro, il ferro, c'è il fallo su Serino da parte di Smorto, secondo fallo personale di Smorto. Partito di Ciotti, possesso palla, Manzo, Longobardi per Marzullo, sotto cercare ancora di Ciotti, va al tiro, ferro neanche fortunatissima Scauri stasera. Già l'altra parte Smorto a gestire il pallone. Smorto prova a puntare da solo, fa bene, anzi no, tocca solo il ferro per lui. Poi Manzo lotta su questo pallone, non c'è fallo. Marzullo già l'altra parte appoggia su di Ciotti. Serino sulla corsa per Longobardi, c'è il fallo ai danni di Longobardi da parte di Smorto. 56-62 che persiste. Antonio Smorto però sale al terzo fallo personale. Longobardi, mentre è pronto il cambio, entrerà il numero 11 Ventrone per Smorto. Longobardi, primo tiro dentro, seconda possibilità per lui. Fa 2 su 2, 58 per Scauri, 62 per gli ospiti. Palla al lato per Scauri. Allora è ripartito per Manzo. Il giro palla che arriva verso Serino. Ciotti pronto a rimettere in gioco il pallone. Sfera persa, Marzullo la va a toccare. Non poteva fare altro, consegna la rimessa in gioco per la squadra ospite. Tanto Ventrone si era preso in consegna di Ciotti, tocca ora il suo primo pallone. Passaggio per Ciribeni, un attimo gli toglie il pallone Manzo ma commette fallo. Secondo fallo personale per Manzo. Pallone messo fuori su di Donato, Ventrone, Rezzano va al tiro e trova una bellissima tripla Scarponi. 65-58, San Severo sta concretizzando la propria supremazia stagionale, quella delle 26 vittorie e 4 sconfitte. Gap dice che ora ci sono 7 punti, ma Scauri sembra battuta dal punto di vista mentale. Ventrone prova la penetrazione, subisce fallo ancora una volta da Manzo. Terzo fallo personale di Simone Manzo. Tutti in panca però. C'è il time out a 6 minuti e 11. Sabatina adesso deve chiedere l'ultimo sforzo ai suoi, l'ultimo colpo di reni per ricucire questo gap.
perché no, per non andare in vacanza prima, continuare a impegnarsi, continuare a sudare, continuare ad allenarsi per cercare poi l'impresa nella prossima gara. Ovviamente non è d'accordo Sansevero, una domenica in più di riposo sarebbe ottima per la squadra giallonera. 58-65, un risultato aperto. Si torna in campo. Scauri con Manzo, Ricciotti, Marzullo, Serina e Longobardi. Ciribeni, Ventrone, Di Donato, Rezzano e Scarponi per la squadra ospite. Non è giocato sotto, non c'è canestro, ma c'è il fallo ai danni di Donato, giocatore che si è visto poco in fase realizzativa, ma che ha fatto un grandissimo lavoro di marcatura su Longobardi e su Serino. Ha fatto quello che era il lavoro sporco, quello che spesso comunque serve alle squadre, e qualcuno deve pur farlo, come si direbbe in certi casi. Di Donato, primo tiro per lui che si incassa senza problemi. 58-66, seconda possibilità, fa 2 su 2, vicini al gap della doppia cifra del Sansevero. Longobardi per Manzo, arriva Marzullo a rimorchio, passaggio per Manzo, Ricciotti, Longobardi praticamente quasi non alza, Ventrone lo sposta, commette fallo Ventrone. Non è facile marcare uno come Longobardi. Pallone è già ripartito, il tiro di Longobardi, il ferro. Poi il pallone lo riconquista la squadra ospite con Di Donato. Riparte Ventrone, giovanissimo, numero 11, Di Donato. Rezzano, giropalla per Ventrone, va al passaggio di Donato, tagliata fuori la difesa scaurese. 69-58, 5-28. Marzullo alle prese con Scarponi, prova a penetrare, c'è Ricciotti, poi Manzo, cerca la tripla Manzo, dentro! Si tiene almeno agganciata Scauri a quello che è il trend della gara, 61-69. Chiama lo schema Ciribelli. Passaggio dietro per Ventrone, c'è Rezzano al supporto, dai vai! Rezzano va al tiro, cerca la tripla, il ferro non la fare, poi Di Donato sotto si prende un ottimo rimbalzo. Ciribeni comincia a gestire la squadra ospite. Rezzano ancora una botta da lontano, palla fuori, arriverà il cambio, entrerà Giammo, uscirà Manzo che aveva dato tanta verba ma si è scaricato quasi subito. Parte Ricciotti sotto a cercare Serino sulla corsa, è tutto chiuso, Serino si gira bene, in qualche modo Marzullo, Giammò sul filo del fuori, ora Serino, bisogna tirare però. Ricciotti prova a scappare via, riesce a tirare dentro, trova il tiro dalle posizioni più impensabili Dante Ricciotti. Rezzano si gira bene, serve per Ciribeni, sale su, qualificato il lavoro di Scauri, 63-71, ristabilita la distanza. Serino da casa, dentro tre punti, 66-71, rimane agganciato Scauri, più 5 per Sansevero, quando mancano 3 minuti e mezzo. Beni prova a ubriacare, penetrazione, scarica fuori, dentro nel tiro, ferro, Marzullo si prende un buon rimbalzo, dall'altra parte c'è Giammò,
tutto solo, si presenta contro i quattro della squadra ospite, Longobardi, Giamò, finta, penetrazione, può più fermarsi, preferisce giocare su Marzullo, cerca la tripla Marzullo, il ferro, può arrivarci Serino, può ripartire Ventrone, con calma, 66-71, non è finita la partita, ma molti si sono già rassegnati. Ciri Beni va in solitaria, appoggia dentro, Scavi deve svegliarsi, non può cedere il fianco. È vero che a questo punto senti tutte le fatiche della stagione, senti tutto il peso delle partite buttate avanti con tanto cuore e sudore, ma sai che non puoi sbagliare, perché se sbagli è finita qui. Ricciotti, Benra mette dentro, fallo più canestro per lui. Fallo di Ventrone, tanto va fuori Rezzano, anzi no, va fuori proprio il giocatore in campo numero 11, Ventrone. 68 Scauri, 73 San Severo. Tiro dell'aggiuntivo di Ciotti, dentro, pallone che riparte per la squadra ospite. Dato Bottioni, Cilipeni, va il numero 17, tutto solo, solo lui che sta ponendo scout in quest'ultimo periodo. Ciotti porta il passeggio dall'altra parte, poi Giammò prova a salutare Bottioni, non ci riesce, il blocco superato, pallone che gli scappa via, ultimo tocco di Giammò. .206, pronto ad entrare Manzo, va fuori Giammò, anche Provenzani non è al 100% della forma, spesso e volentieri lo vediamo la mattina claudicante, recarsi a fare le fisioterapie, lui un finale di stagione comunque in affanno. Pezzano, il ferro, poi in qualche modo cerca di tenere il pallone giocabile. Pallone per Manzo. Riparte Ricciotti, 69-75. Ricciotti recupera 5 secondi così, sembra poco. Passaggio per Longobardi. Qui l'arbitro ha visto il fallo di sfondo da parte di Longobardi. Un po' al limite, ma ci potrebbe stare in questo tipo di azione per Longobardi, che ha messo il pallone sulla spalla e è andato avanti. Unstoppable. 69-75. Volano i colori giallo-neri. Ovviamente un San Severo che dirà la sua fino alla fine di questi playoff. Mi spiace per Scauri, ci si sperava in recupero, ci si attendeva qualcosa di più, ma giustamente difficile non sta nel volare, difficile sta nel rimanere in aria. Pioni, passaggio che non si concretizza, poi Marzullo cincischia un po', non riesce a prenderla con Longobardi, non è che comunque ha preso una strana fase di rimbalzo, e vengono accolti tra gli applausi i giocatori del San Severo sotto la tribuna dei loro sostenitori. Scauri ha comunque il merito di essere entrata in questi playoff. Credo che ad agosto nessuno si aspettava una situazione del genere. Con il general manager Massimiliano Ranieri, vedete lì a bordo campo, una maschera di delusione la sua, ma una maschera di delusione che forse serve per programmare, per ricostruire, per andare ancora più avanti.
per pensare a cosa faremo l'anno prossimo. È deluso Ranieri, ma è deluso perché non pensa a cosa ha fatto. Ci penserà forse domani a sangue freddo per poi pensare a dove si vorrà andare, anche perché non si finisce stasera, si finisce la stagione, ma si riparte per creare il resto, per creare un'altra bellissima stagione, la prossima. Ricciotti, arriva Rimorchio Serino, va Ricciotti, passaggio verso Manzo, non va a fare Bocchioni, si prende la sfera, può ripartire. Tutte e due le squadre al bonus adesso negli ultimi 50 secondi. Di Donato sceglie il punto di tiro, trova i tre punti, 78-69. Il tiro di Serino, palla fuori, festeggiano i tifosi del San Severo, onore a loro. Come è gestito Manzo, cade Bocchioni, sfera messa fuori, 22 secondi. Qui addirittura Sabatino va a dire qualcosa ai Ricciotti, grazie ragazzi, grazie ragazzi, e il canto del cigno per Scauri, che applaude i propri giocatori. L'ultima volta in stagione escono battuti, ma escono dopo mille imprese, dopo mille battaglie, dopo una gran bella stagione. Tutti in piedi, 8 secondi per salutare questo Scauri. I giocatori sono già lì a salutarsi. Scarponi può solo arrotondare il punteggio. Secondo tiro di Scarponi, fa 1 su 2 per lui. Cronometro che è ripartito, allora Longobardi perderà tempo lì col pallone. Onore a questo Scauri, onore a San Severo che vince e va avanti nei playoff. Le ambizioni sono diverse. Onore a questo Scauri, andato oltre le proprie aspettative, si è superato partita dopo partita e ovviamente ha trovato il punto dove non puoi più volare, dove forse l'acqua è troppo alta o forse trovi qualcuno che ti ferma e non bastano i sogni, non basta la voglia, non basta nulla oltre che la magia. Io ringrazio Tiziana Palombi che ha seguito la parte tecnica di questa stagione dei biancoazzurri. E io Giuseppe Capuano vi ringrazio per essere stati con noi. In bocca al lupo al San Severo, e linea che va sul parquet per interviste. Coach Salvemini, gara 2 portata a casa, ce n'è voluta, però alla fine è stata una bella partita. Sì, ce n'è voluta, come sapevamo che dovevamo metterci tutto quello che avevamo, perché la partita in casa poteva essere una partita che ingannava, perché Scauri è una squadra con un'identità molto forte, soprattutto in casa si trasforma, alza le proprie percentuali in maniera importante. Essendo una squadra giovane, quando gioca in casa ha punti di riferimento maggiori, e infatti le big del campionato del girone D qui hanno sofferto, nessuno è venuto qui e ha passeggiato, quindi a maggior ragione oggi sapevamo che sarebbe stata una partita importante.
Noi di contro, secondo me, siamo stati molto bravi perché abbiamo dovuto gestire dall'inizio problemi di falli con Bottioni, problemi di falli con Scarponi, quindi siamo andati in rotazioni un po' diverse dal solito. Però voglio fare i complimenti ai miei giocatori e voglio fare i complimenti a questo pubblico nostro, che è meraviglioso, perché è bellissimo riuscire a portare tante persone di giovedì sera alle 8:30 a 3 ore da casa. Proprio questa era la mia domanda. Tanti tifosi vostri, tanti tifosi scauresi, ho incontrato due belle tifoserie, addirittura il sindaco quest'oggi qui, vuol dire che il basket in alcuni casi unisce, porta a viaggiare, è il bello di questo sport. Questo è il bello e penso che debba essere sottolineato veramente in maniera forte, perché oggi è stata una festa dello sport dove in campo si è lottato per un obiettivo, sugli spalti si è incitato. Penso che sia realmente bello, è la faccia bella dello sport e penso che sia da sottolineare. Per voi il sogno prosegue, siete la squadra da battere ovviamente e lo sapete. No, non siamo la squadra da battere, siamo una squadra che dal 20 di agosto suda, lavora, è seria, si impegna e sta raccogliendo i frutti. Adesso dobbiamo pensare alla semifinale e vedremo quello che riusciremo a fare. In bocca al lupo. Crepi il lupo e grazie. Coach Sabatino, è finita, era l'ultimo giorno di scuola, ci si cercava l'appello, non è stato così, ma lo Scauri ha messo giù una prestazione da Scauri questa sera. È stato bello, è stata una bellissima partita, onore ovviamente al San Severo, ma Scauri ha messo tutto quello che poteva. Guarda, no, i 31 punti di San Severo c'erano tutti, però quando esce l'orgoglio, una preparazione diversa, una situazione dove dovevamo uscire a testa alta, soprattutto per i tifosi e soprattutto per la città, ma anche per noi stessi e per la dirigenza. Ci abbiamo provato fino a 1:20, stavamo là, però loro sono una squadra che sa molto leggere tante situazioni e sono soprattutto una squadra che dà un'intensità incredibile. Noi oggi l'abbiamo tenuta perché quei signori che stanno là, i tifosi, sono stati dei grandi e ci hanno portato con mano a lottare punto a punto. Ci abbiamo provato, però pazienza, dovevamo fare i play-out, ci siamo ritrovati a fare i play-off e quindi niente. Il cuore è stato buttato oltre l'ostacolo già da tempo. Questa è una squadra costruita per evitare di fare i play-out, l'ha detto lei. Quindi i play-off era già stato un traguardo ambiziosissimo. Ti vorrei aggiungere una cosa, che noi le ultime 4 partite ce le abbiamo vinte tutte e 4. Non abbiamo e nessuno ci ha aiutato. La salvezza ce la siamo presa da soli e ce la siamo meritata. Poi è arrivata la chicca dei play-off, ci abbiamo provato, però pazienza. Una stagione che passa agli archivi per Sabatino, poi ci sarà tempo per discutere il futuro, quello che sarà, quello che non sarà, però stasera rimane comunque la tranquillità e anche forse, perché no, la felicità di averci provato da Scauri. Sì, io Scauri so 3 anni, è un posto che adoro per la gente, per il mare, per tutto, e il mio sogno un giorno che Scauri potesse fare, e glielo auguro di tutto cuore, una Serie A, perché se lo meritano. Io questo posto, a prescindere da come vada, mi rimarrà sempre nel cuore. Roberto Di Cola, è stato bello vedere che anche il sindaco di San Severo è venuto a Scauri per vedere questa partita. Questo significa portare il nome di una città in giro? Sicuramente è stata una bellissima cosa aver ospitato San Severo nel migliore dei modi, come d'altro canto hanno fatto loro lì all'andata. Per quanto riguarda la partita, onore ai vincitori, hanno meritata, ma noi non siamo andati proprio tanto male. È stata una bellissima festa, c'è stato un gemellaggio spontaneo tra tifosi e questa è una bellissima cosa. Questo è lo sport che piace a me. Ringrazio tutti i tifosi che ci hanno sostenuto, veramente sono stati fantastici e grandiosi. E spero, con l'invito di sostenerci sempre. Questo è il Basket Scauri. Allora, grazie Roberto, poi attenderemo notizie da te. Comunque grazie tante, grazie Presidente. Buona serata.
Gli ultimi minuti del quarto periodo, io guardavo Massimo Ranieri che era lì seduto, quasi scorato, quasi amareggiato di quello che era stato, di quello che stava succedendo sul campo, perché la partita stava finendo e Scauri andava fuori dai playoff. Forse Massimo Ranieri non stava pensando a tutto quello che c'è stato prima di arrivare a quel momento su quella sedia. Sono uno di quelli che ci pensa, ci ha pensato e ci penserà di più, perché sinceramente mi sono esposto tanto con questa società, quindi cioè non era quello, perché a me perdere non piace mai, capito? Però mi rendo conto che abbiamo fatto, siamo stati splendidi. Veramente ho visto i ragazzi hanno dato tutto, tutto contro una corazzata. Cioè questa è una squadra che punta chiaramente alla Serie A e come è giusto che sia. Hanno fatto investimenti importanti, hanno giocatori di categoria. Noi se pensiamo che ad agosto non do neanche... Ti rubo la parola. Ad agosto noi ci siamo incontrati perché man mano presentavamo i giocatori, era un po' diverso in confronto agli altri anni, perché forse il basket era lì per sparire, era sul baratro, poi dopodiché è tornato indietro e Massimo Ranieri è stato quello che l'ha preso per la mano e l'ha portato indietro. Tu sei sempre stato franco, hai sempre detto il valore dei giocatori, hai sempre detto che le scommesse su che si andavano a fare e le certezze che c'erano. Non hai mai sbagliato nulla, perché nel corso della stagione hai dimostrato veramente, forse qualche scommessa è stata persa, forse qualcuna è stata vinta oltre quello che erano le aspettative, però Massimo Ranieri è sempre stato realista, come del resto anche coach Sabatino, su questa squadra. Guarda, ti ringrazio, comunque effettivamente è così. Se tu pensi che abbiamo puntato per 8-12 su una squadra giovane, tant'è vero che saremmo premiati dalla federazione proprio perché siamo stati la seconda squadra del girone, e se fossimo stati un altro girone l'avremmo anche vinto, cioè il primo premio, proprio perché abbiamo fatto un lavoro fantastico. Io devo ringraziare, scusami, e la prima è la Stella Azzurra, quindi che... un settore giovanile tutto col... oggi ho letto un articolo, un giocatore loro a Real Madrid, cioè quindi stiamo parlando di un'altra realtà che con un budget che è triplo rispetto al nostro, perché noi quello anche dobbiamo vedere, cioè noi siamo Scauri, cioè inutile negarlo, bello, bellissimo, però non è semplice portare avanti un discorso a certi livelli. Io vorrei, colgo l'occasione per fare un appello, perché abbiamo bisogno di più sinceramente per andare avanti. Considerate che noi siamo forse l'unica squadra in tutta la Serie B senza sponsor, senza main sponsor, cioè quindi sponsor principale, e non è semplice. Oggi tutto qua è belli, tutti contenti, però da domani abbiamo un sacco di problemi da risolvere, da affrontare per il passato, per il futuro, perché poi qua neanche si è finita, già dobbiamo pensare all'iscrizione, tasse gara e quant'altro. Però intanto oggi ci godiamo questo momento fantastico, palazzetto così, gemellaggio dei tifosi San Severo, siamo tornati indietro con la memoria tutti, abbiamo premiato Scalzone, cioè questo è il motivo per cui facciamo tanti sacrifici. Cosa si salverà da questa stagione? È presto dirlo, però io questa domanda da giornalista devo fartela, perché se riesci a salvare qualcosa vuol dire che hai lavorato strabene, se non riesci a salvare nulla vuol dire che hai lavorato bene. Guarda, io come già ho fatto l'anno scorso, io farò di tutto, non lascerò nulla di intentato per provare a mantenere in piedi questa realtà, che noi abbiamo avuto i complimenti da tutta Italia. Da tutta Italia ci hanno fatto i complimenti proprio per tutte le scelte che abbiamo fatto. Però mi rendo conto che io devo parlare con diversi possibili sponsor, qualcuno che noi abbiamo bisogno, perché soltanto con le nostre forze non ce la facciamo. Cioè, i costi di gestione sono altissimi, le tasse gara sono pesanti, non è semplice stare sempre a questi livelli. Bello pane e basket, ma non sì, è solo pane e basket. No, assolutamente, ti ripeto, domani ci troveremo qua vuoto, solo poche persone, e faremo il punto alla situazione, vi terremo informati.